Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Due piccole riflessioni sulle due letture che abbiamo letto, con una chiarezza cristallina. Il nostro Signore Gesù nel Vangelo presenta la dottrina divina sul sacramento del matrimonio e sulla sua indissolubilità. L'uomo non si separa ciò che Dio ha congiunto, facendo anche degli esempi concreti per essere maggiormente comprensibili. Di la moglie ne sposa un'altra, commette adulterio e viceversa. Dottrina che è stata sempre costruita dalla Chiesa. State tranquilli, anche se ogni tanto si sente dire in giro qualche sprondone, rimane custodita, rimane insegnata dai vescovi, dal Papa e da tutti. Tante volte anche il Papa in persona ha ribadito pubblicamente nei documenti la dottrina della Chiesa sul matrimonio rimane sempre la stessa. Non può cambiare perché nessuno ha il potere di cambiarla, evidentemente, perché è fondata chiaramente sulle parole del Vangelo. Piuttosto dobbiamo molto pregare per la famiglia e per le famiglie e capire, avere anche un atteggiamento, come dire, di prossimità, di vicinanza per le tante famiglie ferite. Avere un atteggiamento di misericordia e di vicinanza per le tante famiglie ferite non significa affatto cambiare la dottrina sul matrimonio, ma vuol dire cercare di andare incontro a tante situazioni che purtroppo vanno moltiplicandosi in questi nostri sciagurati tempi e che vanno ovviamente sempre accolte, esaminate singolarmente, caso per caso, per vedere quali spirali, ecco, di cammini di santificazione, di conversione si trovano anche quando le situazioni vanno in difficoltà. San Giacomo Apostolo ci ha detto delle cose molto belle, a me piace molto questa lettera di San Giacomo, perché è molto molto concreto. Prima cosa, non lamentatevi fratelli gli uni degli altri, quindi non bisogna lamentarsi dei difetti altrui, soprattutto delle persone più vicine, è più facile lamentarsi del marito, della moglie, dei figli, ecco. Sapete che c'è una malattia, ci ho fatto tante prediche quando era proprio San Michele, che si chiama la lamentosi. Ne parlava anche Monsignor Petrocchi, non so se sente questa cosa, prossimo cardinale di Santa Romana Chiesa, ci faceva sempre un sacco di bei discorsi sulla lamentosi, che non va bene, d'accordo? Noi non ci lamentiamo, attenzione che San Giacomo dice non lamentatevi gli uni gli altri per non essere giudicati, vuol dire che si lamenta fa peccato, è contro il giudizio di Dio, e dice piuttosto prendete un modello di sopportazione, Giove, conoscete Giove? Sì, Giove ce l'aveva di pazienza. E abbiate la stessa pazienza di Giobbe. Quindi voi difetti altrui dobbiamo semplicemente farci una bella abbuffata di pazienza, capite? Quando uno diventa obeso si deve mettere a dieta, perché se diventa obeso di corpo non va bene, perché vuol dire che fai peccati di cuore e fa male alla salute. Però con la pazienza, se uno diventa, avete visto come gli obesi, vedi che proprio di pazienza dobbiamo farci una lana trippata, di una roba che dobbiamo diventare più larghi che lunghi. Perché la pazienza non è mai troppo, più uno se magna meglio è, d'accordo? Perché di occasioni per esercitare la pazienza ce ne stanno infinite e sempre assicuro, insomma, che fare il sacerdote oggi richiede tanta, 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 tanta pazienza, ma sicuramente richiederà anche a voi che vivete una vita comune un notevole impegno, un notevole sforzo. Sempre pazienti, sempre calmi, sempre padroni di noi stessi, mai lamentarsi del prossimo, compatirlo, avere misericordia, bontà nei confronti dei difetti altrui, ricordandoci anche che il prossimo sopporta tanto noi, non è che siamo solo noi a sopportare il prossimo, eh? Quindi gli altri ci sopportano anche a noi, quindi, perché non è che nessuno di noi è così gradevole, così santo, così amabile in ogni circostanza, non aversi mai nulla da farsi perdonare, no? Questa è la prima cosa. Poi ha detto un'altra molto bella. E, fratelli, non giurate né per il cielo né per la terra, né per qualsiasi altra cosa, ma il vostro sì sia sì e il vostro no, no, ecco qui, per non incorrere nella condanna, capite? Chi è che giura? Chi è che ha bisogno di giurare? Chi teme di non essere creduto? Accordate, dice, no, 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 questa cosa che te lo giuro. Chi è che lo dice? Chi ha paura di non essere creduto. E perché qualcuno qualche volta non è creduto, secondo voi? Perché ogni tanto fa camminare i treni, dice a mia madre, dice le bugie, è chiaro che poi c'è una cosa seria, e dice, come faccio? Ma questo non mi crede, perché se mi ha scoperto che dico le bugie, perché allora giuro e chiamo in causa Dio,
a garantire la tua parola. Allora San Giacomo dice, riprendendo il Vangelo, che San Giacomo Apostolo era il cugino di Gesù, era il figlio del fratello di San Giuseppe, l'autore di questa lettera, quindi lo conosceva bene Gesù. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Cioè se una cosa è sì, se una cosa è no, in due sensi. Primo, non si dicono le bugie, mai, per nessun motivo, mai a nessuno. Capite? Voi venite a dire una cosa, qualunque cosa io dico, questo lo dico davanti a Dio, potete stare tranquilli che è sempre la verità, sempre. Perché io le bugie non le dico mai. Cioè, per grazia di Dio, con l'aiuto dello Spirito Santo, certamente, ma per quanto sta in me, non è una cosa che capita. E secondo, bisogna essere fedeli alla parola data. Se io dico farò questa cosa, ti prometto questa cosa, faccio quest'altra cosa, poi bisogna farlo. Noi dobbiamo riscoprire queste cose, non sono belle solo dal punto di vista cristiano, sono belle anche dal punto di vista umano, no? Cioè è brutto. Se io ti ho dato la mia parola che faccio questa cosa, io questa cosa non faccio, ammazzamo, la devo fare, capito? Peggio ancora così, parola d'onore, basta, non serve chiamare in causa, giuro su Dio, giuro su questo, giuro su quell'altro, no, non occorre, d'accordo? È sufficiente, più che sufficiente, la nostra parola. Quindi attenzione, perché tra i peccati di lingua la bugia è un'altra cosa che... E non si dicono le bugie neanche di scusa. Non si dicono, non occorre dire le bugie di scusa, no? Capito? C'è sempre un modo per dire il vero senza dire tutto. Immaginate l'esempio, no? Faccio un esempio. Segretaria di uno studio legale. La fuori dice, oh, chiunque chiama, non ci sono per nessuno. Squilla il telefono. Che dice la segretaria? L'avvocato non c'è. L'avvocato c'è, sta abbastanza vicino, basta che dice, l'avvocato è occupato, non può rispondere, chiama in un altro momento. Tanto l'avvocato è occupato perché sta a lavorare in ufficio, ha fatto la stessa cosa senza dire una bugia. Questo piano piano si impara, sapete, i più grandi artisti nell'insegnare queste cose sono stati sempre i gesuiti erano veramente molto molto bravi. Quindi si dice la verità senza dire tutto, però uno può stare tranquillo che quando dice una cosa è sempre vera. Ecco, bisogna imparare queste cose per non incorrere, cioè San Giacomo diceva molto, cioè, attenzione a non fare così perché se no si incorre nella condanna, perché il giuramento falso è un peccato grave, le bugie piccole sono un peccato grave, ma il giuramento falso è un peccato grave che non dobbiamo commettere. Bene, chiediamo a Maria Santissima, fidando della famiglia, che ci aiuti, ecco, come disse a Fatima, abbiate sempre data pazienza, che la pazienza vi porta in cielo, e soprattutto un grande amore alla verità e alla veracità, per essere trasparenti, sinceri, limpidi, ecco un riflesso della bellezza anche umana di Maria, che ci fa bene anche a noi in qualche modo rivestirci e imitarla. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.